Nell'episodio precedente. Che cos'era? Oh mio Dio! Era una testa! Una testa volante! Questo qui è il custode della chiave. È uno dei tre custodi. Dico dovrebbe, perché non mi ricordo per bene. È livello 11 intanto. Vaffanculo, maglia. Frammento preso. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Raffaele. Io sono Gerardo. E siamo nel quinto episodio di Diablo 3. Reaper of Souls. Ok, allora adesso dobbiamo andare a trovare il nostro secondo frammento della spada. Personalizziamoci lo sindaco. Ah, un attimo, prima di iniziare, è giusto una cosa che non avevo fatto. Perché abbiamo toccato un paio di cose. Allora, facciamo un bel Sindarblue class. Sì. Così. Nobile. Ah, questo fa paura. Vediamo un po' se abbiamo sbloccato qualcosa, così sì, mi fa un po' schifo. Questo qui che è veramente carino, eh? Sì, infatti, questo. Optiamo per questo. Ok. Il motivo... Questo wow. Qui è interessante, comunque. Sì. Dai. Ok. Lo stemma. Vediamo un po' se abbiamo solcato qualcosa. In generale, un'avventura, campagna. Forse in campagna abbiamo solcato i pipistrelli. E anche quel teschio lì in alto a destra. La mannaia. E il scheletro. Io per adesso non è che mi piacciono chissà quanto questi qui, però. Niente artigianata, perché c'è uno stemma. Questo qui lo vedo interessante, dai. Sì, infatti. Fregio, questo con i leoni interessante, però vorrei vedere anche un qualcosa di più caratteristico, ecco, tipo questo. Sì, infatti ci assomiglia quasi. Posizione... siamo incrociato, siamo così. No, non così, così, mai. Così. Ma il bianco. Un bello oro. Però sotto lo vorrei nero. E poi dobbiamo prendere la stessa cosa qui, penso. Wow. È un qualcosa di carino, Nico. dai. Okay. Ogni tanto lo cambiamo, ragazzi. Sì. Andiamo a parlare con la nostra fidanzata. Il loro capo, Magda. Ha detto che il prossimo frammento è caduto dove solo gli antichi possono avventurarsi. Mi fa pensare al tempio sommerso. Sì. Esattamente, Lea. La dimora di Nephilim. Bene, qui scopriremo un po' di cosine. Perché Lea verrà con noi e il nostro templare e faremo un'orgia parte. Sì. Campi di tormento, ragazzi. Adesso dobbiamo andare al tempio sommerso. E il tempio sommerso scopriremo una piccola chicchetta abbastanza interessante che il gioco ci propone e che non direi che un occhio acuto se ne accorgerebbe subito, ma è interessante come cosa, perché alla fine voi rimarrete come però vecchio mulino, l'estofante. Questo è un po' bastardello, eh? Sì. Dobbiamo salvare la sua pseudo moglie. Ah, non è sua sorella, è sua moglie. Infatti. Dai ladri. Perché gli vogliono rubare una reliquia preziosa. Gigante. È la gira dei ladri comunque. Sì. Adesso so che dobbiamoli. Sono morti a scuola a destra. O a sinistra. No, quello qui. Muori. Bastardo. È morto, ragazzi. Sì, adesso sta dicendo che la gita dei rodici non servirà per tutto il mondo. Va bene, muori. Dacci qualcosa di buono. Oh, grandissimo livello 12. Livello 12, boy. E abbiamo anche un anello, dai. Anello del massacro. Martello benedetto. Allora, anello del massacro. Primo anello, ragazzi.
e la maschera da sciamano. Peccato che non possiamo usare. Infatti, allora adesso vediamo subito un po' le abilità. Sì, abbiamo sbloccato Martello. Evoco con Martello Benedetto che ruota attorno e crociato, danneggia i nemici colpiti. Sì, però se... penso che la spazzata fosse meglio. Sì, sì. Però lo voglio provare. Poi abbiamo sempre scudo abbagliante con la runa. Vi ho detto che subiscono più danni. Ottimo. Questo è buono veramente. Tutta la vita. Ho visto il mondo cambiare. Prima shift. Non è più come una... E vediamo. Non temere, potrebbe essere interessante. Ripetutamente. Ragazzi, questo potrebbe essere interessante. Adesso vediamo un po' se prenderlo in considerazione. Amore mio, adesso fanno, ma certo, mia cara. Poi si renderà conto che la reliquia è falsa e la manderà a quel paese. Sì. Quindi, oh, questa qui intanto è ottimo. Ecco, infatti. Sì, infatti, ma è molto bello. E vediamo il nostro look alquanto affascinante. Wow. Artigiano e made in Italy, tessuto a mano sartoriale di vera pelle. Pelle di coccodrillo, ragazzi. Non direi coccodrillo. No. Forse un daino. Sì. Sotto forse. Dai no. Tempio sommerso. No, le sto fanti, tu sei una cacchetta, quindi con noi non verrai. Tu te ne andrai. Hai tradito tua moglie, bastardo. Ti sembro il tipo che si sposa? A proposito. Infatti non sembro un tipo che si sposa. No. Comunque, se vorrete usare l'estofante, lui si sostituirà. Però, intanto abbiamo un messaggio qui. No. Ah, ecco. E infatti, dicevo che era strano. Ok. Sembrava che avevamo un messaggio. E era quasi emozionato. Infatti, ma non è stato così. Allora. Ecco Lea che parlerà con lo spirito Alaric. Ci dirà che, in poche parole, questo qui è il guardiano e lui ci aprirà le porte per prendere le due chiavi che dovremo posizionare su due pilastri. La foresta potrescente. Sì, e ci ha detto che soltanto un vero Nephilim potrà oltrepassare la soglia. Quindi, ragazzi, qui ci sarà il colpo di scena. Dobbiamo recuperare... il lume dell'onore del sepolcro di Guerriero e il lume della luce della cripta degli antichi. Sì. Cioè sarebbero i due pezzi di spada. No. No. Sono proprio due chiavi. Ah. Sì, giusto per aprire quel passaggio. Sì. Sì. Comunque, come la vedi questa skill? Questa skill potrebbe essere interessante, però devo vedere un po'... come gestirla quando ci sono molti nemici, perché alla fine con quella là riusciamo a prendere molti nemici insieme. Ah, secondo me è un po' più forte. Questa qui pure dice il suo, però penso che per adesso fosse meglio quella lì. Sì, infatti. Anche poi con la runa. Schivali. Gli schivali che automaticamente schivano. Sì, intanto questa gente online vince. Perché la partita è privata, quindi secondo gli amici potrebbero intervenire. Sì. Noi eravamo pure della nonna. Un tempo. Quanti cazzo di pistoli bastardi. Sì, queste carogne. Non testatori, non sono più coroni queste vecchie. Sì, si sono evoluti. Basta irdi. Sepolcro del guerriero. Vai. Andiamo, ragazzi. Che qui c'è una sfera magica che dobbiamo finire. Già. Dati subito i doti del 25%. Quanti cazzi ce ne stanno? E vedi quella spazzata come spazi via tutto. Questo è vero. Setto Tesis. Muore, certo. Torpiatore. Come? Principi. E guarda queste cose, ragazzi. Non so se. È uno storpiatore. Se crederci o no. Una vita pacifica. Ecco il lume dell'onore. Il lume. Un forziere. Ho già trovato.
Ok. Io ragazzi non faccio sfuggire nulla. 37, 41, schifo. Questo è buono. Troviamo sempre la stessa con un punto in più. Sì. Da notare che abbiamo 36 guarigioni. Sì. Non è poco, ragazzi. Andiamo, andiamo, andiamo. Dobbiamo prendere anche la seconda. Che cos'è? Qui è un mini dungeon. È una sottomissione, diciamo. I crociati. Non ci interessa la nostra storia. La nostra storia ce la creiamo noi con le nostre mani. Osse friabili. Lapide commerciale. L'ho mandato a fanculo, cosa ho fatto? Del Kaiserslautern. Morite, morite, morite. Questo è un nemico bastardo che ti succhia via l'anima. E noi gli prendiamo le ossa friabili. Spara. Ma dovrebbe uscire qualcosa, vero? Dopo che abbiamo ucciso questi qui. Sì, ti deve droppare qualcosa. Ah, infatti, eccolo qui. Anna Merca. Wow. Il baluardo di Imperi. I nostri nemici sono una moltitudine. Non ci... Salutiamo uno dei nostri amici. Non lo possiamo usare. Yes. E adesso andiamo a fare il vero e proprio dungeon che si troverà qui sotto. Che dobbiamo prendere al lume della luce. La lume della candela. Nemici a godo. Che cazzo succede? È quello lì, è il mortaio, infatti. Zakrim porca nera. Ed è morto. È morto. Muori. Che cazzo non muore questo? È duro come la piglia. Allora ragazzi, se riesco a fare. Se riesco a fare uno screen del, dei nostri personaggi su console, ve li possiamo la prossima volta. Sì, infatti. Eravamo un po' cazzuti. Abbastanza. Dobbiamo dire. Io avevo un barbaro molto potente. E uno sciamano. Ancora più potente. E Giuseppe aveva il... Wow, ragazzi! Leggenda! Una leggendaria in diretta! Porca puttana! Aspettate che devo uccidere Attacola lì. Porca puttana, me lo sentivo, lo sentivo, lo sapevo. Ragazzi, è una cosa epica. Trovare una leggendaria mentre in un forziere. Siamo in un forziere comune. Ragazzi, questo è il gioco. E questo è il bello, no, è la random. No, non lo prendo. Allora ragazzi, adesso non so che fare. Ok. Allora, vedete sulla mappa c'è la stellina magica. Oh, ragazzi, siamo entusiasmi. Che cazzo di? Entusiasmi. Ragazzi, uno, due, tre. Preso. L'abbiamo è nostro. Preso. L'abbiamo preso, mio Dio. Che si vanno a schifo. Ragazzi. Cazzo. Protezione per tosso leggendario. Per identificare. No, 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 cammina. Corri, cammina qua, cammina qua. Perché? Mi ho identificato. Oh merda, mi sono cagato in mano. Nuova trasmigrazione. 35, però non è tanto fortissimo. Però sì, infatti. È paurosamente bello. No, ma non è tanto... Forte. Cioè, no, non è tanto... Cioè... Comunque l'abbiamo presa all'inizio. Sì, ma infatti è buono. No, è ottima per ora. Wow, ragazzi. Non vedo l'ora di vederla addosso. Comunque mostro. È leggendaria. Guardate qui la tonaca. Oro. La Shaolin, proprio. Noi siamo i Shaolin Soce. Wow, ragazzi, comunque è una leggendaria in diretta, quindi a noi. Eccola qui, allora. Mamma mia. Vediamo ragazzi. Un po' com'è. È un ecco che noi siamo Golden Boy. Abbiamo l'armatura tutta d'oro. Tranne l'anello, grande. Mistici Golden Boy. Allora, abbiamo
23 forza, 18 vitalità, rigenera 3 punti vita al secondo per le secondarie, più 20 vita per uccisione, l'uccisione dei mostri conferisce più 7 esperienza. Armatura cerimoniale che commemora, la vittoria del capitano, Gold dei selvaggi dell'est. Ragazzi, comunque è una cosa davvero, davvero epica, perché l'abbiamo trovata in diretta. Questa è la cosa bella. Materiali comuni, volevo un'altra leggenda. Io non ci sto credendo, ve lo giuro. Cioè, in un forziere comune, dai. Dai, dai, dai. Appena l'ho vista, wow. Quel rumore, quel bagliore. Sono unici. Detto, ma mi fanno male gli occhi oppure è una leggendaria? È una leggendaria. Che poi, tra l'altro, è anche abbastanza carina, dai. Sì, ma è buono, è buono. Sembra da acquistato a un'impresa, un nostro amico. Adesso dobbiamo andare a posizionare i nostri lumi. Sì, i lumini. Ritorna nella tomba. Vattene via. Comunque si può identificare anche col tasto destro. Infatti io non lo sapevo, appunto ho detto cammina, pensavo che stavi tornando in città. No. Perché comunque abbiamo visto che a fianco al forziere c'è il libro di Cain. Sì, infatti lì si identificano le leggendarie. Sì, penso una alla volta, cioè lei si identificano tutti in una volta, forse. Ed ecco che possiamo posizionare i nostri lumini. Sì. Lumino 1. Sul piedistallo, ragazzi. Ecco che sta per essere posizionato ed è posizionato, ragazzi. Missione compiuta, entriamo nel tempio sommerso. E adesso vedete cosa ci dice questo qui. Ragazzi, noi stiamo entrando, eh. Vi ricordate cosa ha detto lui? Che solo in un Nephilim poteva varcare questa soglia? E noi non siamo un Nephilim. Così sembra. Neanche il nostro Tempra, ma perché dico sempre Vabbè, ma loro sono secondari, non c'entrano niente. Sto parlando di noi. Ah, dei personaggi principali. Questo è... Chissà. Bastardi, muore. Beh, ragazzi, se non l'avete capito, siete proprio... Cioè... Mio Dio. Che c'è? I fratelli... Mio Dio, quanti oro! Cioè, 3 oro, questo è il quarto. Sì. Vai. Abbiamo ucciso fratello Moek, fratello... Larel e fratello Karel. Wow, abbiamo ucciso tutta la famiglia. E ci ha dato un cazzo. Appunto. Ma vaffanculo. Dai, Alaric. La tua forza è guai a quelli di non spiegare i campioni. Hai idea di cosa potresti essere? Nephilim? Non lo so. Ed ecco il secondo... Ma cazzo, Magda. Mannaccia. Magda. Ammino la tua tenacia, Magda. La figlia di Adria. Ecco. Ci ha spoilerato la figlia di Adria. Perché questa ragazzuola, Lea, aveva una mamma che si chiamava Adria. E lei pensava che fosse morta. Invece questa Magda bastarda ha detto, com'è possibile, mia mamma è viva? infatti glielo sta dicendo adesso. E a cosa si riferiva quando ha parlato del potere? E questo si spiega perché Lea ha del ottenuto potere. Più 3 forza, più 1 intelligenza, più 1 intelligenza. No, quello ogni volta che aumentiamo di livello. No, lo so, però lo volevo dire. Ed ecco l'altro frammento. Abbiamo e siamo saliti anche di livello. Sì. Level 13. Schifo. Wow, in inglese è Go Team Game, grande. Non ci credo. Vediamo un poco. Solo questo. Carica del destriere. Sì, il crociato monta su un destriero e... È sgomma. Devi camminare, guarda lì. E cammini, penso, attraverso i nemici come lo sciamano, ti ricordi? Sì. Con... Sì. Okay. Mi ricordo. Abbiamo recuperato questa fottuta spada, meno male. Infatti. Ne parlerò ai capi dell'ordine. E la diamo. Cioè, non la diamo.
E torniamo con lo stamina. Al Caino. Il secondo frammento. È il secondo, infatti. Dobbiamo recuperare il terzo frammento. Ragazzi, penso che lo recupereremo adesso, perché tra l'altro sono passati appena 20 minuti. Allora. È stato veloce il video, il quarto episodio, ma questo qua facciamo durare un po' di più, dai, così facciamo tutto. Yes. Ricicliamo tutta la... Ricicliamo la leggenda! Oh mio Dio, no! Ti stavo dando un calcio in culo da seduto. Ragazzi, un calcio in culo da seduto non è da tutti, eh? Sì, solo Gerardo del Team Game. Che livello siamo? 10. Dove si vede? Ah, qui... Allora... Questo fa schifo, abbiamo detto. Cosa che vuoi? No, lascia pesante, non fa schifo. La potresti fare. Questa. Gliel'ho richiesto 13. Possiamo provare. Vai. Speriamo, ragazzi. Speriamo. Olè. Olè. Ecco qui, è pure una mano. 68. Infatti. Ricicliamo. Olè. Vaffanculo, lacrime di discente per uno grande. Adesso vediamo la nostra ascia. Ah, una semplice ascia, dai. Sì, una semplice ascia come tutte le altre. Ok, ragazzi. Allora, adesso non perdiamoci più in chiacchiere. Dobbiamo andare alla Vortran, quindi dobbiamo parlare con il traghettatore. Sì. Allora, qui ci sono altri mercanti comunque, ragazzi. Sì. Adesso non mi soffermo perché non voglio far durare il video un po' in più. Però li andremo a visitare anche insieme. Qui c'è un gioielliere. Qui c'è il gioielliere che voi fate finta che non avete visto, perché lo incontrerete solo nell'atto numero 2. Quindi quello non era un gioielliere. E questo è un traghettatore. Allora, ci ha detto che praticamente a Wartram ci sono dei fumi, quindi si stanno facendo di canne. Infatti. No. È infestata di erba. Di cannaioli, non è vero. A Wartram praticamente c'è stata una rivolta. Perché il governo Renzi è caduto. Sì. Magda vuole salire al potere, ha ucciso Berlusconi. E purtroppo... Adesso dobbiamo intervenire noi, perché tutti i cenerini sono stati inceneriti. Non è vero, ragazzi, bando le ciance, bando le scemenze. Si presume che qui ci sia il terzo frammento della spada. Sì. E Magda si è arrivata per impossessarsene. E ha distrutto tutta la città, poveri abitanti. Questa Magda mi sa proprio sulle palle. Sì, mio Dio. Questo qui ci dirà che la sua povera famiglia è rinchiusa nella sua casa in fiamme. Non vedo l'ora di ucciderlo. Infatti. Bastardi. Destero. Ecco, infatti. Questo qui serve per scappare, ragazzi. Sì, ma altro. Però non serve, lo puoi togliere. Cosa vuole questo? Si mette mele. Ma male. Oh merda. Oh Magda, volevo dire. Muori. Questo quello lì lo possiamo usare per scappare, vedi? Wow. Cazzarola. Perché uso il mio cervello? Accecali. Ti ho reso cieco. Segaiolo. Mio Dio, no. È cieco. Ok. Metti il... Come... ecco. Devi mettere quell'altro, ma non devi aspettare. Abbiamo salvato la famiglia di questo giovane, e adesso ci dirà che l'Elsa si trova all'interno della casa. Sì, e dobbiamo andarla a prendere. Prenderla. Ok, lei intanto se ne va. E guardate un po' cosa succederà. Adesso. Bastarda di Magda! Si è fottuta l'Elsa! Chissà dove la mantiene. E adesso praticamente ha detto che ha l'Elsa e sta tornando a Nova Trissam. Metti la seconda. Sì. Prima che ci dimentichiamo, ragazzi. Ok, accetta. Okay. Praticamente adesso sta andando da Dagger Kane e Lea per prendersi anche gli altri due frammenti della spada, sì, e quindi impossessarsi della spada. Sì. Ma colpo di scena! Ecco qui che vediamo i tre frammenti della spada alla terra. Usa le tue arti oradriche se riparare questa spada, o la tua cara Lea andrà incontro a una morte orribile. Questo dolore. Quanto
straniero, guarda lì, non so. Ha mal di pancino, deve fare la cacca. Oh, lascia stare il nostro zio, nonno, tra l'altro. Vediamo che Lea si incazza e fa una scorreggia potentissima. Sono morti tutti dalla puzza. Wow, Magda. Si porta via lo straniero, perché in realtà è una linfoma. Adesso il nonno che è in fin di vita, con le sue vecchie arti oradriche, ricomporerà magicamente la spada in un tocco. Con magia di ira. Guardate lì com'è bella quella spada, è bellissima veramente. Sì, infatti. E ora muore. Addio Decker Kane. Il tuo melone abbronzato ci mancherà. Dio nonno. E non è morto. Sempre il parco sporco di sangue. Peccato davvero. Allora, adesso la casa di Kane ovviamente è chiusa per lutto. E ci sembrerà anche giusto non parlare con Leia e far passare un po' di tempo per il lutto, per il rispetto. Andremo a comprare un po' di zucchero e caffè dal mercato di dietro e glielo porteremo dopo come segno del nostro cordoglio. Allora ragazzi, per questo video è tutto. Sì. Mi raccomando, mettete un bel mi piace, iscrivetevi alla nostra pagina Facebook e al nostro canale. Un like perché è morto il nonno di Lea. Infatti il nostro amato zio. E ragazzi, che dire più? Dollari. Mettete, dollari. Mettete anche un like per la super nostra. Mio Dio, cosa stiamo dicendo? Un light fear. La nostra armatura leggendaria presa in diretta con voi. Sì. E al prossimo video. Ciao. Oh.